The numbers, we haven't got the population. It just makes us make things more Who is there? Morning, Mahmood. Good morning, nice to meet you. In bocca al lupo di cuore. Good luck. Ciao ragazzi. Noi dobbiamo essere fieri e orgogliosi del lavoro che viene fatto dalle donne e gli uomini italiani in giro per il mondo. C'è una Made in Italy che non è soltanto il Made in Italy tradizionale, ma il Made in Italy dell'ingegneria, della qualità, dell'innovazione, dell'alta tecnologia. E forse gli italiani devono essere più consapevoli di quanti loro concittadini realizzano grandi risultati nel mondo. Il mondo globale ha grande fame di innovazione, bellezza e alta qualità. L'Italia può offrirlo se smette di vivere nel piagnisteo e prova a investire sul domani. I don't know if the next election will be exactly in the during the inauguration of this infrastructure, the conclusion of job and inauguration depends. I'm sure Salini in Pregilo will be on time, I'm sure. I hope Italian politician will be on time. This is a different question. It's a question regarding our system, our electoral system. But this is clear. Let me be very frank with you. If this project could be a link between our people and also our countries, I think the transportation will be not only a link between two places different of Sydney, but will be a link between our countries. And for this reason, let me conclude with Viva l'Australia, Viva l'Italia. Thank you very much. Dear Massimo, dear Brad, thank you so much for your welcome. It's a great honor to be here. This is really an Italian multinational company worldwide, leader in the energy and in the telecom. But this is an Italian multinational company, could be leader, depend on you, on your quality, on your job. And for this reason, as Italian Prime Minister, the first statement is for you. I'm really out of problem because you not vote in Italy. This is clear. So it's not a search to bring your vote. It's really a consideration, very clear. An Italian multinational company could be leader if we can involve the people who work every day, day by day, in a big project. And for this reason, first of all, thank you so much for your job. Thank you so much for your quality. Obviously, we are really happy and really honored because we think telecoms technology could change the world today. If you think about past, you image,
really a different world. 10 years ago, 20 years ago, 25 years ago, maybe nobody could use this mobile as a video, as a camera, as an instrument to write. So the world out of this building is a world with a lot of differences. The quality of a company who understand before the change. And this is a place in which the new technologies are the possibility to invest in the future. It's strange for countries with a long history. Australia, Italy has a long history in the past. But the real challenge is not only remember our past, is build a new idea and a new vision for the future. So for this reason, I'm particularly happy because Prysmian today is one of the most important Italian companies, is only for 10% in Italy, and maybe also Italian journalists don't know very well the importance of Prysmian around the world. But this is a reason of pride for us. We are here in Sydney, in one of the most beautiful cities around the world. I cannot discuss with you about the quality of beach in Italy and in Australia because Italian people vote. Because these people not. So we must combine vote in 2018. This is important for my friends, but vote. And I think we can really give a message of hope for the future if we combine together the past and the future, the quality and the innovation, the jobs and the technology. And for this reason, I'm really, really, really honored to be here, not only as Prime Minister, but also an Italian proud for the incredible history of this company created some years ago, a lot of years ago, 150 years ago, created in Italy and now developed in 50 countries with less than 100 plants and with more than, less than 20,000 colleagues who work every day for this company. Lasciatemi dire infine in italiano per gli amici della stampa italiana che forse non è chiaro fino in fondo quanto l'alta qualità e la tecnologia del nostro paese siano visti con rispetto. Noi siamo in una realtà nel cuore dei Sydney, in uno dei 91 stabilimenti della Prysmian che ha sede a Milano, che è nelle condizioni di poter avere ogni anno un fatturato di oltre 7 miliardi di euro, 20.000 dipendenti sparsi per il mondo e solo il 10% realizzato in Italia, in un settore ad alta tecnologia. Eppure questa azienda italiana è un'azienda orgogliosamente italiana e multinazionale che porta alta la nostra bandiera ovunque, ovunque nel mondo, accanto in questo caso alla bandiera australiana, ma accanto, lasciatemelo dire, ai sogni di migliaia di persone che vi lavorano quotidianamente creando innovazione e creando futuro. È una bellissima storia che racconta come l'Italia abbia molto da scrivere e non soltanto da raccontare. E se siamo qui nel cuore di Sydney per dire che il futuro che ci attende è un futuro fatto di innovazione, di alta tecnologia, di qualità, siamo per farlo con la consapevolezza che le aziende italiane, i lavoratori italiani, i ricercatori italiani sono all'avanguardia del mondo. E siccome talvolta questo ce lo dimentichiamo in patria, credo che la prima visita ufficiale in Australia debba servire anche a ricordare a ciascuno di noi l'altezza e l'importanza dei sogni a cui noi siamo chiamati, quelli di riuscire a tenere insieme la grande storia del paese con l'innovazione e la tecnologia. Però l'Italia deve uscire dalla logica costante di chi vede tutto grigio
e si piange addosso. Se smettiamo di piangerci addosso, se diamo una mano a chi investe, il nostro paese potrà essere leader non soltanto in un settore, ma potrà e dovrà essere leader in tutto ciò che è tecnologia, innovazione, curiosità e futuro. E da primo ministro, da presidente del Consiglio, sono qui portando l'orgoglio di tutte le italiane e gli italiani, perché questo stabilimento è uno stabilimento in cui si respira il domani. Grazie di cuore, thank you so much, thank you very, very much for your job, and obviously I wait for you in Italy, because the beach are very good also in Italy, but not only for the beach. I think Italy is a place in which we can combine together the dreams of the future and the dreams of the past. And for this reason, thank you so much. Viva l'Australia, viva l'Italia. Good luck.